Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono un po' di fretta, infatti le riprese della mattina non sono state come le solite, perché sono cambiati tutti i programmi. Da che dovevo andare a tagliare i capelli, mi ha chiamato Martina, la mia amica che fa l'istruttrice di mountain bike qui a Livigno, e mi ha detto che c'era posto per 3 ore per farmi una lezione. Quindi ho spostato l'appuntamento al parrucchiere e ora sto andando al bike park di Livigno. Quello lì sopra. Sono gasatissimo perché è uno sport molto adrenalinico e soprattutto a me piacciono tantissimo questa tipologia di sport. Noleggerò la bicicletta e l'ingresso al bike park, perché naturalmente vieni portato sopra dalle funivie. Qui a Livigno c'è un clima fantastico, ora ci sono 20 gradi, infatti sono persone a prendere il sole, e questa notte ho sentito veramente tanto freddo, tant'è che mi sono svegliato e mi sono dovuto vestire, oltre comunque al fatto che avevo 2 lenzuoli. Primo passo, incontriamo Marti e noleggiamo la bici. Qui si può fare anche il noleggio e non entrare al bike park. I prezzi sono un pochino alti, però mi ha detto questa mia amica che hanno delle bici pazzesche. Se costava di meno o di più online, ma mi ha detto che secondo lui costa 5-10 euro in meno. Mo vediamo. Mi ha detto comunque lì è il noleggio. Sì, sì. A vedere un po' di bici, ho fatto qualche video. Comunque ti dà una carica pazzesca. Sì? Mamma mia. Sì, 3 ore 75. Un downhill, un enduro e una bici da dirt. Downhill è la bici più grossa, ha la forcella da 200 che arriva fino in cima, fino all'attacco manubrio, e quindi non puoi girarla del tutto. E serve solo per la discesa? Sì, la bici da downhill serve solo per la discesa. Sì, okay. Effettivamente se vuoi provare a pedalare è molto faticoso, quindi la pedalata serve solo per incrementare la velocità. Seconda bici, enduro. Questa è un enduro con una forcella da 190 molto grossa, però ecco, comunque non arriva fino a qua sopra, quindi è possibile girare completamente il manubrio. È più maneggevole, più leggera, ed è possibile anche, ci sono i cambi, pedalare, e anche in salita. Terza bici, dirt, una bici fatta per saltare, ha una forca, a differenza delle altre non ha il mono, quindi hardtail. La forca è molto molto più rigida, serve soltanto per saltare e come puoi vedere non ha i cambi. Di base serve solo per fare i salti. È la più leggera tra tutte, immagino. Ah, questa è incredibilmente leggera. Quella che ho portato ieri. Madonna. Questa è proprio incredibilmente. Ora, prendiamo la bici. Vi ho fatto dire il prezzo, non so se si sentiva, mia viene senza IVA, perché qui non c'è l'IVA a Livigno, 2900 euro. Il noleggio viene 75 al giorno, compreso l'ingresso al bike park, le protezioni. Speriamo che non l'ho mossa. Allora, adesso siamo là in cima. Sì. Andremo per la Take It Easy, la pista blu numero 11, e faremo tutto il giro largo prima di arrivare di nuovo alla partenza. Ok. Va bene. Per prima cosa cerca di capire com'è la bicicletta, frenando, forse te l'ha già detto Andrea, con un dito solo, ok? Cerchiamo di andare molto piano, ma senza bloccare le ruote. Quindi okay, troviamo il limite della bicicletta nell'andare piano, ok? Okay.
eccoci qua, bici riconsegnata. Io sono devastato tra avambracci, le mani, ma soprattutto fisicamente. Non sembra, ma è veramente uno sport molto difficile. Scusate anche i capelli, ma sono in condizioni decenti. Ora andiamo a visitare la scuola che mi ha offerto le 3 ore di lezione e poi me ne torno al van, penso mangio qualcosa e mi faccio una doccia perché sto morendo. Doccia fatta, mi sento veramente rinato. La doccia fredda perché poi comunque qui scendendo la notte sui 16-17 gradi la mattina ti svegli, l'acqua è fredda, quindi ti rimette proprio al mondo. A me va anche bene perché sono di turno di notte, l'acqua fredda comunque un pochino ti sveglia. Ora mi vesto al volo, do un'occhiata ai video come sono venuti, speriamo questa volta bene. Carico un po' di storie su Instagram perché alla fine anche questo qui fa parte del gioco. E andiamo a visitare la scuola e a fare 3-4 chiacchiere con i ragazzi che insegnano. Niente giro della scuola perché purtroppo hanno una riunione e quindi ci vuole un po' di tempo e Martina mi ha detto di andare. A questo punto vado a fare la spesa e vi dico un po' di cose che ho scoperto sul Livigno. Io pensavo fosse il paradiso, che tutto costasse poco, e invece assolutamente no. Infatti, ad esempio, abbiamo preso un gelato tutti insieme con altri ragazzi e una pallina di gelato 2 euro. A Roma con 2 euro prendi 3 gusti. E mi ha detto anche la spesa costa tantissimo. Io devo comprare qualcosa, non lo sapevo, altrimenti avrei fatto un po' di scorta prima. Spesa fatta, confermo quello che mi aveva detto Martina, i prezzi sono molto alti, specialmente per quanto riguarda frutta e verdura perché sono di importazione, addirittura le mele 5 euro al chilo. Dentro non ho potuto fare tanti video perché era pieno di gente e molto piccolo e non si può riprendere. Fortunatamente avevo una bella scorta, quindi la carne la mangerò soltanto ogni tanto, devo resistere fino a domenica, poi farò la spesa fuori. Un'altra cosa importante su Livigno, non mi ricordo se l'ho detta nel video scorso, Livigno è terra franca, quindi qui non si paga l'IVA. Infatti in teoria le cose dovrebbero costare molto molto di meno. Una cosa per cui è famosissima Livigno è la benzina. Ora vi faccio vedere il perché. Il diesel costa 1,55, calcolate che meno che l'ho vista venendo qui era 1,78, mentre in città sta 1,99, capite quanta differenza c'è. Perché naturalmente non essendoci l'IVA costa tutto di meno, però c'è una regola: non puoi acquistare beni per un valore superiore a 400 euro, motivo per cui c'è la dogana. Ci sono 3 dogane all'entrata e all'uscita di Livigno, in modo tale che tutto venga controllato. Domani sicuramente mi riposo, non faccio sport, ma mi vado a tagliare i capelli e magari mi faccio anche un giro a Livigno centro. Sicuramente con questo fresco ti godi anche molto molto di più le giornate. Venendo comunque da più mesi di van life in cui morivo di caldo nel van, qui veramente è il paradiso. Ciao ciao, ciao ciao. I ragazzi con la bicicletta sono quelli di ieri con cui abbiamo cenato insieme. Mi hanno proposto domani di andare a vedere le terme. Dovrebbe esserci una piscina. E quindi mi sveglio, parrucchiere alle 16:30 e poi li raggiungo. E stiamo fino alla sera. Allora, eccoci in van. Mi sta prendendo un po' di segue rilassamento, barra stanchezza. Comincio a sistemare un pochino le cose per il lavoro e poi a questo punto cenerò poi durante il turno di lavoro verso mezzanotte. Spero che non mi venga sonno stanotte, ma la prima purtroppo è sempre la più difficile. Dato che continuate a chiedermelo, perché giustamente ci sono sempre persone nuove che guardano i miei video, io lavoro di notte e parlo di turni perché sono un informatico in smart working. Motivo per cui riesco a fare questa tipologia di vita, altrimenti sarebbe impossibile. Impossibile naturalmente a livello di spese, perché comunque con il mio stipendio riesco a vivere viaggiando. Per chiunque fosse interessato alle tipologie di spese che ci sono facendo questa vita, vi lascio il link qui in alto in descrizione, dove parlo delle spese che ho avuto in questi 9 mesi, suddivise in categorie, con qualche riflessione molto interessante. Così vi fate anche un'idea di quanto può costare una tipologia di vita e, come dirò anche nel video, calcolando che come oggi faccio anche tantissimi sport, cioè per quanto mi riguarda preferisco non andare a cena fuori e quindi risparmiare su questo, però magari spendere 75 euro al backpack mi sono costate 75 euro compreso il noleggio, ma io sono felicissimo di questo perché oggi per me è una giornata vissuta. Thank you.
meglio sarebbe spuntino notturno. Ora io torno a lavorare e noi ci vediamo a fine turno. A dopo. Allora, eccoci qua. Turno di lavoro finito, sono stanchissimo, anche un po' di mal di testa. Mi sono vestito pesante, ho messo anche la felpa perché ha piovuto fino a pochissimo tempo fa e la temperatura è scesa a 15 gradi. Non è il caso che accendo il riscaldamento, sia per un discorso di consumi, quindi uno spreco economico, perché il mio riscaldamento è a diesel, e seconda cosa per un discorso di inquinamento. Quindi mi sono vestito un po' più pesante, ho il lenzuolo e dormirò così. E nulla, anche questa giornata finisce qui. Alla fine è stata molto molto impegnativa. Ho scoperto che ho un nuovo abbonato al canale, anzi, o meglio, una nuova abbonata al canale, cioè Manuela, la mamma della bambina della Valle d'Aosta, dove sono stato le ultime 2 settimane. Quindi benvenuta Manuela, e come sempre a questo punto ringrazio chi è arrivato alla fine del video. Per chiunque non fosse ancora iscritto al canale, vi ricordo di farlo in modo tale da aiutarmi a farlo crescere sempre di più, di lasciarmi un bel like, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube, e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Buonanotte a me, e a questo punto anche buonanotte a voi. A domani.